Buongiorno a tutti. Con questo video andremo a iniziare una nuova rubrica per quel che riguarda la parte delle criptovalute, argomento di cui io non sono molto esperto e di cui ho appunto chiesto la consulenza esterna, comunque l'aiuto da parte di un amico trader che praticamente approfondisce questo mercato praticamente dal 2015, iniziando con piccoli trade e comunque il piccolo investimento sulle cripto. Lui è un ampio conoscitore di questo ambiente. E in più fa parte della community Terra Bitcoin, che appunto vanno a approfondire vari aspetti delle criptovalute, eventuali nuovi investimenti e nuove analisi di mercato. Vedremo insieme quindi due video diversi. Il primo approfondiremo l'universo cripto per capire su che base si basa tutto il sistema criptovalute. In secondo luogo, il secondo video andremo a vedere un'analisi del Bitcoin, dove chiaramente è lui il re delle criptovalute, è proprio il Bitcoin. E vedremo insieme che livelli principali operare per il nostro trading, per i nostri investimenti, ma in generale su cosa aspettarci. Proprio mentre stavamo facendo questo video, il Bitcoin ha quasi rotto i 50.000 dollari al rialzo per poi ritracciare, quindi siamo proprio alle prese con un mercato che sta galoppando giorno dopo giorno in maniera continuativa. Vediamo un attimino su cosa stare attenti, su cosa focalizzarci e appunto divisi in due video vedremo inizieremo quantomeno ad affrontare l'universo criptovalute che per ora non abbiamo mai affrontato. Buona visione, mi raccomando, un bel mi piace al video che fa sempre piacere. Eccoci qui, come detto prima, durante la presentazione ci siamo trasportati su Zoom, in collegamento abbiamo Riccardo, dove guarderemo insieme appunto le varie analisi sulle criptovalute. Io sono veramente poco esperto di questo campo, infatti cedo lo scettro, diciamo, all'esperto e andiamo a vedere insieme tutto. Ciao Riccardo, benvenuto in Ciao, ciao Manuel. Markets. Grazie. Dimmi un po', nel senso, io ti conosco, ormai ci conosciamo da troppo tempo, probabilmente, da un lontano corso a Malta di trading, però vabbè, non entriamo nei dettagli troppo particolari. Esatto. Ci siamo conosciuti lì e già pensate al tempo che era il 2015, se non ricordo male. Sì, allora, mi ricordo di certo che poi a febbraio crollò il mercato italiano, Ecco. quindi basta che guardate i grafici e trovate lo storico della nostra amicizia. Ecco, e già al tempo, tra l'altro, mi cominciavo a parlare di criptovalute, quindi fate voi il conto di quanto tempo è che sta consumando i grafici di questo tipo di strumenti, ecco, di mercato. Brevemente, sulle cripto, cosa ci puoi dire? Nel senso, quali sono le tecniche che utilizzi magari per andare a cercare un pochino diciamo, i livelli di ingresso, eccetera, eccetera, rispetto ai mercati, Allora, diciamo, tradizionali? Che consigli puoi dare? facciamo un secondo un passo indietro, nel senso che io sono sul mercato cripto e seguo il mercato cripto in maniera attiva dall'inizio del 2017, fine 2016, inizio del 2017, quando poi ci fu, diciamo che il 2017 è stato poi l'anno della famosa bull run. Dove tutti abbiamo imparato un po' di più, almeno quelle che ai tempi erano le new entry sul mercato hanno imparato molto di più di questo tipo di mercato, che sicuramente ha delle dinamiche che differiscono, da quelle che sono le dinamiche intrinseche dei mercati tradizionali. Innanzitutto perché sui mercati tradizionali oggi tutto il sistema di liquidità, il sistema di controllo delle quotazioni è imperniato attorno alla figura delle banche centrali che ovviamente mettendosi diciamo con un arsenale limitato in buy side consentono diciamo una stabilità che invece sul mercato delle cripto non c'era, non c'è. Non c'era perché sicuramente con i livelli di prezzo che sono stati raggiunti a fine 2020 e inizio 2021 siamo a 50.000 dollari toccati oggi. Sicuramente anche il tipo di analisi che facciamo su Bitcoin ha un'evoluzione importante perché con l'ingresso ufficiale degli istituzionali Sempre più, sicuramente diciamo. esatto, sì, ma anche in via ufficiale perché comunque c'è il fondo Grayscale che sta accumulando un sacco di posizioni nelle principali coin, quindi Bitcoin, Ethereum ed altre, poi secondarie, ma tra parentesi perché comunque
diciamo, un fondo di questo tipo si muove come un gigante in una cristalleria, perciò dove va a mettere la liquidità provoca poi dei riverberi che Una tanto. scatenano una salita delle quotazioni, ecco. Tra l'altro, Perciò nel sicuramente. weekend dovrebbe sta essere stato quotato anche il future sull'Ethereum, giusto a Chicago. Allora, è partito in quotazione settimana scorsa, quindi diciamo eravamo un po' tutti in attesa di vedere il tipo di effetto che ci sarebbe stato, però tutto sommato diciamo che la settimana è scorsa via abbastanza tranquilla. Sono curioso adesso invece piuttosto, però magari è una cosa che guarderemo poi dopo, sono curioso di vedere questa settimana. Che cosa succederà? Ieri i mercati azionari sono stati chiusi, quelli americani, e quindi oggi con la riapertura vedremo un pochino, perché purtroppo diciamo, nonostante, ed è uno dei temi che trattiamo, c'è proprio il fondatore del club di cui faccio parte, che è un fautore di questa cosa, che è il fatto che non ci sia una correlazione diretta tra mercati azionari e mercati cripto, come in realtà si sosteneva negli anni scorsi, ma ci sia semplicemente una correlazione a livello di liquidità e di flussi di liquidità che si spostano tra le varie asset class. Perciò, ecco, nel momento in cui dovesse esserci un periodo di debolezza dei mercati finanziari, ci aspettiamo quantomeno che la cosa abbia comunque degli impatti anche sulle quotazioni delle cripto. E come dicevamo prima, non essendoci nessuno come le banche Pericolo. centrali che sono pronte a dare il boost, a sostenere le quotazioni quando scendono, ecco, ci sono ovviamente dei margini di movimento molto più ampi rispetto a quelli del mercato tradizionale che. Tra l'altro abbiamo visto proprio a marzo dello scorso anno, quando vogliono, possono essere importanti anche lì, ecco. I crolli e le correzioni. Io avevo fatto un video nel weekend per quel che riguarda la liquidità e avevo dato come idea che anche le cripto tutto sommato stiano beneficiando anche dai discorsi fatti con te del fatto dell'abbondante liquidità e quindi della svalutazione delle valute flat, diciamo. Sì, esatto. Ecco, su questo Quindi. tema ti do un punto di vista che può essere magari alternativo a quello che è, diciamo, il punto di vista di chi opera semplicemente sui mercati tradizionali. Nel senso che il nostro punto di vista, il mio punto di vista e principalmente di chi opera sul mondo cripto è che in realtà, tenendo come riferimento Bitcoin, che è ovviamente, diciamo, l'indice delle criptovalute, no? Il re delle criptovalute, perché è il punto di riferimento, è il più famoso, diciamo, è quello che fa da cardine a tutto l'ecosistema delle criptovalute. L'interpretazione nostra non è che Bitcoin si apprezzi contro il dollaro, contro l'euro o contro le altre valute, ma in realtà sono le valute che si svalutano nei Grazie. confronti di Bitcoin, perché ovviamente nel momento in cui io per sostenere l'economia, per rilanciarla, per fare tutti i miei piani che voglio fare, stampo una quantità di massa monetaria impressionante, ovviamente dove ci sono dei beni finiti, questi hanno un effetto ovviamente di tipo inflattivo. E quindi, diciamo, a parità di sottostante, ecco, ne cresce il valore unitario e questo è quello che stiamo vedendo su Bitcoin ed è un trend pressoché costante da anni, perché comunque da quando è iniziata poi diciamo, tutta questa Svalutazione mania totale. di stampa selvaggia con l'illusione che in realtà non ci siano mai problemi, ecco, invece è proprio lì che è iniziato l'apprezzamento in primis di Bitcoin, e poi ovviamente nel momento in cui una persona si approccia in una maniera diciamo pragmatica, interessata e vuole capire di più che cosa sono tutte le criptovalute, come funziona l'ecosistema e che dinamiche ci sono sotto.
decide anche magari di fare degli investimenti in altre criptovalute che possono essere progetti legati al gaming, progetti legati alle transazioni, alla scalabilità dei sistemi economici. E quindi c'è proprio l'imbarazzo della scelta perché sta nascendo proprio tutto un ecosistema, diciamo, del futuro, ecco. La Però speranza quello è più, almeno è diciamo, questa un'ottica qua. di investimento più che di trading, di speculazione, ecco, nel senso a livello di allocazione probabilmente di portafogli, meno suscettibile a livelli tecnici o altro, ma proprio il fondamentale che può esserci nella, diciamo, nel tipo di progetto, immagino. Allora, sì, e qua ci riagganciamo magari alla prima domanda che mi avevi fatto, che tipo di analisi faccio io? Allora, su strumenti capitalizzati come possono essere Bitcoin, Ethereum, le Che poi verrebbe principali in mente dopo. criptovalute, sì, dopo magari facciamo una breve carrellata e dove mi viene in mente ti do qualche magari notizia saliente. Ecco, sugli strumenti principali io applico un mix di quelle che sono le tecniche che venivano adottate sui mercati tradizionali, quindi utilizzo dei livelli statici e dei livelli dinamici per fare un fine tuning dell'operatività di breve periodo. Ovviamente anche diciamo un briciolo di analisi fondamentale va fatta, nel senso che se vai a comprare un progetto morto, nella maggior parte dei casi stai buttando i soldi dalla finestra, ecco. La cosa bella è che un po' la capitalizzazione bassa, che oltretutto è diluita su, credo ci siano, non so, 2000 coin, una roba così, adesso non si contano più quante sono perché ovviamente Nascono tutti i giorni. anche negli anni scorsi c'è stata un po' la corsa a emettere questa coin piuttosto che l'altra e quindi la liquidità si è un po' sparpagliata. Diciamo sui vari progetti. È ovvio che quando assisti ad una salita della capitalizzazione, che mi pare, se non sbaglio il dato, nel 2020 è passata da 200 miliardi circa a oltre 1000, oltre 1200, 1300, se non sbaglio, ha chiuso a fine 2000 2020. Ovviamente, capisci che se c'è un per 6 del mercato, diciamo, fai presto a fare Prendere. percentuali che non sono il 5%, il 10%, questo è un po' il bello, no? Nel senso che puoi adottare un approccio di investimento simile a quelli, diciamo, dei venture capitalist, no? Quelli che investono in startup. Allora tu sai che su 10 progetti ce ne saranno 3 che ti faranno per 10, per 15, per 20, per 30, per quello che è, 5 o 4 staranno più o meno in linea di galleggiamento e sui 3 perderai i soldi, però fai conto di ripagarti l'investimento con quelli che andranno poi a buon fine, ecco, perché comunque il mercato target ad implementarsi e poi indomani a sostituire quella che è l'economia che conosciamo oggi è molto importante e ci sono tutti i segnali del caso che vengono anche lanciati dalle principali istituzioni e governi di tutto il mondo, nel senso che quando la Banca Centrale Europea o la Fed ti parlano di progetti di criptovalute, La capisci che insomma cosa non è sta che stiamo prendendo parlando di diciamo. nel 2017 poteva essere questo l'utopia, no? Nel 2020 te lo stanno dicendo a chiare lettere, ecco, quindi è un'implementazione che ormai sembra praticamente scontata e vedremo poi in che modo si riuscirà ad imporre, ecco, se tramite diciamo se tramite un Criptovalute legate alle meccanismo, banche centrali o esatto, se altre. tramite un meccanismo centralizzato, Che probabilmente è quello oppure più semplice, se posso dire, a livello generale per l'utente medio, ecco, magari. sì, Perché sicuramente, alla fine non sicuramente. è per uno, cioè nel senso per uno che si approccia a poche esperienze, immagino che comunque comprare criptovalute, ma in generale maneggiarle non è semplicissimo di primo acchito, nel senso non è come per dire arrivi da Admiral, apri un conto trading che
praticamente sei guidato un po' in tutto, anche a livello di exchange no. È un pochino più particolare come cosa, non è scontata la cosa, come... o comunque utilizzarla anche no. Solo per andare all'IKEA, ecco, quello che è a comprare il mobile, ecco. Sì, sì, no, allora sicuramente... Oltre che i dubbi sicuramente... del caso che possano avere le persone, in ogni caso, perché comunque non è scontato che una persona si vada a fidare di un'entità che non sa, nel senso, alla fine la persona forse sta più in comfort nel momento in cui c'è un'entità superiore che va a regolamentarla, probabilmente. Sì, sicuramente, ecco, infatti la scelta di operare tramite un broker, nel caso in cui si voglia semplicemente affrontare il tema dal punto di vista speculativo e quindi come un investimento, non è assolutamente stupida. Ecco, l'importante è sincerarsi che quelle che sono le quotazioni dei principali exchange vengano seguite in una maniera, diciamo, più fedele possibile, ecco, e dopodiché è assolutamente appoggiarsi a un broker è sicuramente un fattore di deresponsabilizzazione che può essere interessante, ecco, soprattutto per chi si approccia e vede questo passaggio come un primo approccio al mondo delle cripto, perché sicuramente il tema principale di andare ad acquistare criptovalute e l'obiettivo principale, credo, di chi si approccia alle cripto è quello di avere il controllo dei propri soldi senza passare da un ente centrale, con tutto quello che ne consegue. Quindi da un certo punto di vista hai più libertà, dall'altra hai anche più responsabilità, esatto, e se tu, insomma, sbagli a, per esempio, mandare la transazione e sbagli indirizzo, purtroppo è molto difficile che tu, esatto, ciao proprio, perché non c'è nessuno che può, tranne ovviamente, diciamo, in questo caso si tratterebbe della buona fede di chi ha ricevuto la transazione non dovuta, che la deve restituire. Poi comunque tieni presente che anche all'interno del mondo cripto questo è un problema certamente sentito da tutti gli utenti, e ci sono, diciamo, tutta una serie di servizi che vanno a fare, diciamo, da custodian delle varie, diciamo, delle varie cripto, ecco, e quindi a dare tutta una gamma di servizi che vanno un po' a ricalcare quello che vediamo nella finanza tradizionale, ecco, perché sicuramente la comodità di avere un ente che gestisce un conto corrente piuttosto che una disponibilità monetaria è un'esigenza sentita, ecco, un po' da tutti, chiaro, quando si tratta di soldi, sai. Ultima cosa, poi passiamo ai grafici nel prossimo video. Per quel che riguarda la parte di Terra Bitcoin, cosa fate, cosa agite, come approfondite le varie cose? Sì, allora ti ringrazio della domanda. È un club di investitori che è nato a fine 2019, inizio 2020, quindi in un periodo... Scusa? No, tutto sommato nuovo, nel senso appena nato come... Sì, allora nasce ovviamente sulla scorta di un'esperienza che arriva da molto prima, e con l'obiettivo di riunire, diciamo, quelle che sono le principali eccellenze del mondo cripto, ovviamente avendo base in Italia, principalmente siamo italiani, quindi... Diciamo, l'idea è quella di mettere a fattor comune le varie conoscenze, le varie esperienze, le varie analisi che vengono fatte, le varie capacità anche tecniche, visto che siamo in un mondo tecnologico dove ovviamente la capacità tecnica è importante quanto come la capacità di analisi e di ragionamento. Quindi, diciamo, si cerca di mettere insieme tutto a fattor comune per fare bene sui mercati finanziari, principalmente sulle cripto, perché nasciamo sul mondo cripto, quindi il focus è sul settore cripto, però stanno nascendo tutta un'altra serie di servizi che sono riservati ai soci, come un canale dedicato alle operazioni sul mercato tradizionale. Stiamo sviluppando un bot automatico di trading sulle criptovalute, degli investimenti immobiliari, investimenti in cartolarizzazioni, insomma
ci sono un sacco di temi che sono in divenire. Settimanalmente facciamo, il nostro fondatore organizza una puntata si chiama Radio Londra, sono un paio d'ore serali in cui viene fatta un recap della situazione macro, quindi un occhio sui mercati tradizionali, un occhio sul mercato cripto. Di volta in volta chiamiamo degli esperti per trattare un tema specifico che magari viene sollecitato dai soci. Però ecco, ci tengo proprio a sponsorizzare il club, perché è veramente si è creato veramente un bel ambiente di eccellenza, di rispetto, di valori che vengono messi veramente a fattor comune per far bene, e diciamo che nel 2020 non ci è andata poi così male, ecco. Quindi quella sicuramente è la fase importante per tutti i tipi di... Sì, assolutamente. E quindi ecco, c'è questo progetto che è tutto in divenire. Se qualcuno fosse interessato può controllare il sito, che è www.terrabitcoin.club. Sì, lo metteremo anche dove in, ci sono. In descrizione del video, in modo tale che sia possibile. Perfetto, ecco, dove ci sono tutte le principali, diciamo, le info spot. E poi uno può scegliere di approfondire, ci sono alcune live che vengono lasciate pubbliche, perciò ecco, è una situazione dove è il caso, secondo me, di buttare almeno il naso per vedere che cosa sta succedendo, ecco, soprattutto poi ovviamente se c'è un interesse in quelli che sono i mercati cripto, perché noi nasciamo principalmente come eccellenza del settore cripto. Chiaro, chiarissimo. Allora, facciamo così, direi. Per questa prima parte del video è tutto, ci spostiamo nel prossimo video, quindi faremo due video diversi in modo tale che se uno vuole vedere l'analisi, più interessato all'analisi, va direttamente all'analisi, se uno vuole approfondire un pochino meglio il tema Bitcoin, comunque le cripto, può vedere questo video. Secondo video, che troverete tra poco, ecco, lo vedremo quindi sull'approfondimento per quel che riguarda i livelli per il trading, principalmente su Bitcoin e le principali criptovalute. Ci vediamo quindi al prossimo video.